signore poi ha una particolarità. Fra i suoi tanti sponsor, ne ha più di una sessantina, ci sono proprio, per esempio, personaggi che si occupano di rifiuti. Veolia. Veolia. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Eccolo qua. A chi si occupa di roba tipo la vostra. Eccolo qua, per esempio. A personaggi come questi. Veolia. Che inceneriscono i rifiuti a livello mondiale. Nel mondo. Questi signori sponsorizzano con i soldi la formula, il signor Veronese, il professor Veronese. Questa roba io non l'ho tirata giù dalla signora Maria in cortile, questa è nel sito di Veronese. Quindi è lui stesso che dice, guardate che io prendo soldi da chi fa inceneritore. Come faccio io a dire che fanno schifo, che poi lui non mi dà più i miei 5, 6, 7, quelli che sono milioni l'anno? Io dico che fanno benissimo, poi io ho 85 anni, se ne campo altri 5 tutto di guadagnato, voi crepate tranquillamente, intanto io mi metto in tasca un po' di soldi. Veronesi non conosce neanche i dati del resto del mondo. Guardate un po', questo l'ha fatto, questo è un dato dell'omologo inglese dell'Istituto Superiore di Sanità. Ma sono andati a fare una ricerca intorno a un inceneritore e hanno scoperto che il vento viene da questa parte e chi sta in senso di vento si ammala, ha una mortalità infantile elevatissima. Chi sta da questa parte dell'inceneritore ha una mortalità praticamente zero, praticamente nulla. Qualcuno verrà in mente qualche cosa. Questa è un'altra ricerca fatta sempre dallo stesso ente in Inghilterra. Eccolo qua l'inceneritore, guardate, qui la differenza è ancora più vistosa. Qua. Sottovento, nati 5.753, ne muoiono 50, con un tasso di mortalità dell'8,7%. Chi sta sopra vento, eccolo qua, in quella zona ne sono nati meno, 1.538, ma non è morto nessuno, con un tasso di zero. Qualcuno gli verrà in mente qualcosa, adesso semplicemente proprio per curiosità. Ma questo signore non conosce neanche gli esiti delle ricerche che sono state fatte in Italia, ma non da Stefano Montanari, che sono io, ma da degli enti pubblici. Quindi questa diapositiva addirittura è dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi Istituto Superiore di Sanità, vari USL, enti pubblici. Questi sono 10, in realtà sono 11, ma quando è stata fatta questa diapositiva mancava l'11esimo. Tutti questi 10, e l'11esimo è ancora più forte di questo, smentiscono Veronese. Tutti. Allora questo signore non sa nemmeno che cosa gli enti pubblici fanno a casa sua e va a raccontare queste porcate a milioni di persone che ci credono. Ragazzi, fate voi. Ma per ogni problema c'è la soluzione. C'è la soluzione. Eccola qua, la soluzione. Guardate per esempio questo problema. Questo problema è lo scappamento di un'automobile che butta i suoi fumi. Qua c'è una carrozzina di un bambino. Problema grosso non è tanto il bambino che si ammala, perché alle nostre autorità non è che interessi in modo particolare. Interessa il fatto che si supera il limite del PM10, per cui si viene multati dalla comunità europea. E allora si scova questo filtro antiparticolato, viene chiamato spesso FAP, ma non è solo, FAP è una sigla di un determinato tipo, ma funzionano tutti più o meno nella stessa maniera. Come funzionano questi sistemi? Allora, io qui ho il mio motore diesel che produce particelle grossolane. Mi entrano il motore funziona, mi escono le polveri di qua. Se io non avessi questo filtro, mi uscirebbe tutto dal tubo di scarico. Mi uscirebbero queste particelle. Ma allora io metto questo filtro, che è questo, ingrandito. Questo filtro è capace di bloccare
queste polveri grossolane. Come fa a bloccarle? Le deve agglomerare, ne fa delle particellone grosse perché altrimenti non riuscirebbe a bloccarle. E le blocca al suo interno, le blocca qua dentro. Purtroppo però dopo 250, 300, 400 km questo filtro è completamente intasato. E allora gli ingegneri che hanno inventato questo sistema hanno messo un serbatoio che contiene un liquido che è ossido di cerio, si chiama cerina in termini commerciali. Questo viene iniettato dentro al motore, questo serve sia per agglomerare le particelle sia per bruciarle. Questo brucia le particelle che stanno dentro al filtro e viene, quello che esce è un gas. Allora, il problema è questo. Queste particellone che uscirebbero se non ci fosse il filtro sono fatte come un panettone. Allora, voi immaginate che la pasta del panettone sia carbone, perché così è carbonica. Questo particellone di carbone contengono delle particelline molto più piccole di metalli. Questi metalli vengono sia dal movimento dei pistoni che usurano il cilindro, sia dai carburanti che contengono come additivi questi metalli, sia dai lubrificanti che pure li contengono come additivi. E dentro le particellone ci sono queste particelline che sono come i canditi e l'uvetta del panettone. Cosa fa il filtro quando deve ripulirsi? Brucia. Ma che cosa brucia? Brucia solo il carbone, perché le particelline che sono piccole, essendo di metallo, non bruciano. E allora che cosa fa? Sputa fuori le particelline piccole piccole, quindi molto più aggressive, e il carbone, invece di essere buttato fuori come particellone di carbone, che è quasi innocuo, quasi, ho detto che è innocuo, quasi innocuo, lo butta fuori come CO2. Cioè il carbone con l'ossigeno dell'aria bruciando diventa CO2. Il carbone non viene più, le particelle di carbone non vengono più rilevate dalle centraline dell'ARPA. Perché? Perché le centraline dell'ARPA rilevano solo gli oggetti solidi e finché era particella di carbone lo rilevava, quindi superava quei 40 microgrammi. Se questo carbone viene trasformato in CO2, la mia bilancia, diciamo così, non è più in grado di pesare. Quindi io non è che non ho più il carbone, semplicemente ho aggirato la capacità della centralina di vederlo. Purtroppo però dal punto di vista chimico la CO2 pesa 3,66 volte più del carbonio. Quindi io in realtà ho aumentato, più che triplicato, la quantità di inquinanti. Ma la mia centralina non li pesa più, perché mentre prima l'inquinante era solido, dopo diventa gassoso. Ma nel contempo ho liberato le particelline piccole all'interno del carbone, delle particellone grosse di carbone, che non si sarebbero liberate se io non l'avessi bruciato. Ma ci sono degli altri problemi. Gli altri problemi sono che la macchina consuma di più. E perché consuma di più? Perché man mano che si intasa il filtro, la macchina fa più sforzo per buttare fuori i suoi gas di scarico. Quindi aumenta la quantità di carburante che io uso. Più carburante uso, più inquino. Questo è ovvio, perché l'inquinamento viene dal carburante. Ma c'è un altro problema. Per mettere in opera questo tipo di pulizia del filtro, io devo far funzionare l'automobile a una velocità sufficientemente elevata per un determinato numero di minuti. Quindi molte case consigliano ai clienti di andare a farsi un giro in autostrada. Allora la signora Maria, che usa l'automobile per andare
a portare i bambini a scuola, quindi non va mai a velocità elevate per un numero sufficiente di minuti, ogni tanto, ogni 300 km, dovrebbe uscire dalla città, farsi, non so, Milano-Bologna, sparato, tornare a Milano e così ha ripulito tutto. Cioè, molto comodo, mi sembra, poi anche dal punto di vista ecologico. Ma c'è un altro problema, gli additivi. Io vi ho detto che quel tipo di filtro usa l'ossido di cerio, quindi questo cerio entra per forza tra gli inquinanti, un inquinante che non ci sarebbe stato prima. Altri sistemi usano un altro additivo che è il ferrocene, e anche questo è cancerogeno, entra comunque nell'ambiente, non ci sarebbe stato senza filtro. Oppure altri modelli ancora usano del gasolio per fare la stessa cosa, quindi aumentano addirittura la quantità di gasolio usato. Questo è uno dei tanti, delle tante idee brillanti che abbiamo. Guardate un po' la CO2, che adesso noi, con quanto diventeranno veramente obbligatori dappertutto questi filtri, produrremo in quantità industriale. Nel 1800 l'aria conteneva 280 parti per milione di CO2, 1900 era aumentato di 5 parti per milione, 1980 338, 2000 370, 2006 380, 2009 390. Se continuiamo così, e siamo in accelerazione, arriveremo a un punto tale per cui l'aria non sarà più respirabile, perché l'uomo non è in grado di respirare l'anidride carbonica, mentre le piante saranno contentissime e avremo dei begli alberoni, noi purtroppo diventeremo sempre più smunti e poi sarà come, vi ricordate la vecchia canzone, chi vecchio se lo ricorda, la canzone dei nomadi, noi non ci saremo, e noi non ci saremo, perché non siamo capaci di respirare anidride carbonica. Poi abbiamo delle altre idee brillanti, per esempio le centrali a biomassa, in cui andiamo a bruciare quello che dovrebbero essere legni vergini, che purtroppo non esistono. Noi legno vergine non ce l'abbiamo, non c'è proprio. Dentro il legno oltretutto ci sono metalli, perché vengono assorbiti da terra dalla pianta, e questi metalli vengono trasformati in particelle. C'è dentro del cloro nel legno, questo cloro diventa, insieme col carbonio, diventa diossina. Non abbiamo biomasse, quindi le importiamo. Importiamo biomasse dall'Estremo Oriente sotto forma di olio di palma. Questo olio di palma, per essere coltivato, ha bisogno di distruggere la foresta tropicale o equatoriale. La sola Malesia ne distrugge 49 km quadrati al giorno di foresta equatoriale. Io sono andato a vedere questi campi enormi, devastati di palme, che oltretutto vivono soltanto 5 anni, dopo 5 anni non producono più olio, quindi si abbandona tutto. Ma non avendo più biomasse, non avendo mai avuto biomasse in realtà, che cosa ha fatto lo Stato? Ha detto: ma non ci preoccupiamo, noi facciamo conto che i rifiuti solidi urbani siano biomasse, quindi tutti gli inceneritori a biomasse diventano inceneritori normalissimi, diventano normali inceneritori di rifiuti solidi urbani, con tutto quello che ne consegue. Io per voi ne ho evitato uno nel nord delle Marche, vicino a Fano, questo mi ha causato guai a non finire. Dall'altra parte ho avuto la cittadinanza onoraria del paese che ho, virgolette, salvato, ma loro poi mi hanno messo nei guai. Però, l'ho fatto volentieri.